Ciao a tutti, benvenuti a questa primissima lezione con cui do inizio a questo nuovo corso di francese, videocorso gratuito di francese per principianti. Con questo videocorso io spero di poter dare un aiuto a qualcuno, a molti di voi, per poter acquisire le nozioni base della grammatica di francese o perlomeno a permettere a qualcuno di voi di ripassarlo. Detto questo, vi inviterei anche a commentare con critiche costruttive, non so, o a darmi anche qualche suggerimento che possa migliorare questo videocorso. Insomma, tutto ciò che farete per contribuire a migliorarlo o perlomeno a farmi capire che effettivamente il riscontro di questo videocorso sarà positivo, mi auguro, mi darà l'incoraggiamento ad andare avanti, perché appunto mi renderò conto che avrò un riscontro positivo da parte vostra e quindi magari il tempo che ci perderò per costruire le lezioni e montare i video sarà tempo ben speso. Detto questo, inizierei con questa primissima lezione. In questa primissima lezione di inaugurazione, direi, parlerò degli articoli definiti, degli articoli indefiniti, del plurale, del presente del verbo essere, il femminile degli aggettivi e vu come forma di cortesia. Iniziamo con il primo argomento, gli articoli definiti. Essi sono le maschile singolare, la femminile singolare, le maschile e femminile plurale. Quindi non è altro che in italiano il lollà e gli illè, sono questi. Gli articoli indefiniti sono han, maschile singolare, yun, femminile singolare, de, maschile e femminile plurale. Uno, una, dei, delle sarebbe. Il plurale in francese. La regola generale del plurale in francese è molto semplice, più avanti vedremo anche le eccezioni. La regola generale è: si prende il sostantivo al singolare, la parola al singolare, e si aggiunge una semplice s. Ad esempio, l'enfant, il bambino, in francese al plurale diventerà les enfants. Come vedete, ho aggiunto una S. Adesso passiamo alla coniugazione del presente indicativo del verbo essere. Je suis, tu es, il è, elle è, nous sommes. Vous êtes, ils sont, elles sont. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle sono dei pronomi personali soggetto utilizzati con il verbo coniugato. Adesso leggiamo insieme, lisons ensemble. Vi leggerò qualche frase in modo da cominciare ad abituarvi alla lettura. Je suis Marie Pagnol. Oui, vous êtes un monsieur. Je suis Chantal Pagnol. Oui, vous êtes une dame. Je suis France Pagnol. Oui, vous êtes une demoiselle. Je suis Raphaël Pagnol. Oui,
Tu es un enfant. Je suis Raphaël Pagnol. Oui, tu es un enfant. Nous sommes Raphaël et Raphaël. Oui, vous êtes des enfants. Come potete vedere, queste letture non solo ad abituarci alla lettura in francese, ma ricomprendono nelle frasi le nozioni appunto che abbiamo appena spiegato in questa appena esaminato in questa lezione, insomma, quindi le varie regole le troverete in queste letture, come le troverete pure nel prossimo esercizio che sto per spiegarvi, che chiameremo elementi di dialogo. In questo esercizio io vi darò un modello, che sono una o due frasi, dipende dal modello, dove vi metterò in evidenza, scrivendoli a stampatello, delle parti di queste frasi che verranno sostituite con gli esempi che vi elenco dopo. Anche questi, come abbiamo detto poc'anzi, raggruppano le nozioni che si spiegano lezione per lezione. Facciamo l'esempio pratico, vediamo se riusciamo a capirci qualcosa. Il primo modello è il seguente. Le livre est ici. Oui, il est ici. Ora io vi leggo il primo esempio. Le livre sont, ils sont. Questi esempi, questo esempio che vi ho letto, andrà sostituito nel modello che vi ho appena detto. Quindi, le livre sont ici diventerà oui, ils sont ici. E così si faranno gli altri esempi. Quindi gli altri sono la table est, elle est, la chaise est, elle est, les tables sont, elles sont. Vediamo il secondo ed ultimo modello di questa prima parte di lezione. Tu es un garçon. Oui, je suis un garçon. Adesso vi elenco gli esempi che dovrete usare per allenarvi. Tu es une fille. Je suis. Vous êtes un monsieur. Je suis. Vous êtes des filles. Nous sommes. Vous êtes des messieurs. Nous sommes. Bene ragazzi, concluderei qui questa prima lezione, questa prima parte di lezione. Vi auguro buono studio, cercate di fare vostre queste prime regole. Se avete dei dubbi scrivetemi tranquillamente, mi auguro che vi iscriviate anche al canale in modo da incentivarmi ad andare avanti. E buono studio, alla prossima lezione. Au revoir.